La padrona di casa, piano quarto, interno 15. Signora, buongiorno. L'antifrasi mensile, improrogabile e definitiva. Signora. Mi si accappona la pelle, le labbra costrette in fastidio e disgusto. Io pago sempre, allora questo cosa ci sta a fare? Colta in fallo, quell'odiosissimo La padrona di casa, signora di gran lustro. Tinta fresca fresca, sosta rapida tra il fruttivendolo e il macellaio. Camicetta casual, scarpettine sgargianti ma ponderate. Ah, mia figlia, che tormento! Ma che caldo che fa! Sa, signora, passavo di qua e la sono venuta a trovare. Tutti questi colorati, che città è diventata? Io, mamma casalinga, due figli adolescenti che son bravi per carità pure studiosi, che fortuna che ho! Tinta stanchevole piazzata in testa, jeans della prima stretta gravidanza, scarpe terribilmente comode e orrende, lo straccetto di laurea alle spalle. Si può commettere un omicidio per un magari detto proprio alla fine del mese, perentorio all'inizio di frase. Ma è mai possibile che mi si blocchi la gola davanti al casual e ai colorati? Lei parla alla padrona, disgusto e mi distraggo. Interiezione. Comunque, già che son qua, le chiedo se ha la busta. Busta, bisillabo piano, accento sulla penultima sillaba. Ma se ha problemi o l'avvocato, la contatta lui quando ha tempo? Il tempo, oggetto di altissimi intelletti, catastrofico e irritante se solidale all'avvocato. Scivolo nel catartico sproloquio mentale. Ma questa zona è proprio cambiata, sa? E questo pakistano da quando è spuntato? Veleggio ostinata, in coatta distrazione. Suda la busta in mano e diligente si indirizza alla signora. Bisogna che vada, cara. Cara, a me o alla busta coscienziosa? Primo quarto, finalmente, a casa. Avete ascoltato? Per le scale. La padrona di casa, piano quarto, interno 15. Cronache del condominio. Scritto da Cecilia Bottoni, letto da Cecilia, realizzato da Dirge.